Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace, proseguiamo la nostra avventura con il gioco di Sniper Elite 4. Allora, come sempre andiamo a parlare con i nostri colleghi, vediamo un po' cosa ci dicono. Bel lavoro con i partigiani, Carl. L'OSS è soddisfatta. E per quanto riguarda la Sicilia? Ho saputo che l'operazione Husky è filata liscia per voi. E anche che Eisenhower ha piani più ampi. Un'invasione del continente. Ike ha sempre piani più ampi. Il punto è che abbiamo sollevato un gran vespaio. C'è del movimento. Che movimento? L'ha detto il tuo informatore? Dorfman, non questa volta. Direttamente dai ragazzi della ricognizione aerea. C'è un cantiere navale, più avanti, sulla costa. I tedeschi trasportano qualcosa. Hai idea di che cosa si tratti? È sotto stretta sorveglianza, deve essere qualcosa di molto prezioso. E qui entro in gioco io, vero? Capito al volo, amico mio. Servono dettagli. Che cos'è e la destinazione. E poi dopo? Sembra che i tedeschi siano impegnati in qualcosa di grosso. Husky significa che abbiamo bombardieri nell'aria. Ora, quando avrai fatto quello che devi fare, bene, perché non fai un cenno ai nostri piloti? Ok. Allora, vediamo un po'. Mi sembra che c'è quello lì, questo qui da parlare, c'è la radio. Red Fox chiama Madaren. Red Fox chiama Madaren. Ti ricevo, Red Fox. Il filmato che hai recuperato dai resti dell'aereo da ricognizione mostra grandi trasferimenti di armi al cantiere di Lorino. Trova quell'arsenale. Chiudo. Passo e chiudo. Ok, andiamo agli altri. Qualcosa ti preoccupa? Un uomo di nome La Terza, il comandante del porto. Un tuo amico? Il tipo più corrotto e disonesto che abbia conosciuto, fatta eccezione per quel bastardo di Böhm. Quindi non è un amico? È un traditore. Ha mandato a morire molti dei nostri. Qualcuno dovrebbe farne un esempio. Tu dici? Ok. L'angelo conosce la situazione. Marcio. È la nostra leader. Ha altro di cui occuparsi. Senza di lei non siamo niente. Non credo ne sia convinta. Si è fatta avanti quando quelli di Böhm hanno preso suo padre. Era un uomo straordinario. Ha lasciato un grande vuoto, lo capisco. Lei è la degna erede di suo padre. Dovrebbe rendersene conto. Quindi l'hanno preso quelli di Böhm? Nessuno ha mai visto il corpo. Deve essere dura per lei. Non è solo quello, Carl. L'OSS sapeva che suo padre era stato preso. Ma non lo considerava un elemento strategico. Quindi non fecero niente per salvarlo. Niente. Ok, allora, fatto vedere la tipa, eccola qua. Intanto raccattiamo un po' di armamento. Ok, non cambio il fucile perché secondo me questo è il migliore. Non mi trovo bene con questo. Una lama niente male. Era di mio padre. Era? L'hanno preso di notte quelli di Böhm. Non si sa più niente. Niente. Da allora. Mi dispiace. Come disse un tempo il sommo poeta. Poca favilla, gran fiamma, seconda. Mio padre era la favilla. Per questo lo seguivano. I partigiani? Io non lo sapevo. Era mio padre e il loro leader. Un'eredità impegnativa. Sì, molto. Finché non vedrò il corpo, io continuerò a sperare. A noi, la speranza dà forza. Contento della tua piccola vittoria al viadotto? Erano i tuoi ordini. Ti ringrazio, tenente.
Però i partigiani sono appesi a un filo. Servono munizioni, carburante, medicine. Mamma mia, quante medicine ci servono. Per il tifo? Sta decimando all'Agra. Alcuni dei nostri mostrano già i segni del contagio. Sappiamo che i nazisti stanno trasportando i vaccini dal cantiere. Se riuscissi a scoprire dove si trovano... Farò il possibile. E questo c'è i vaccini, e quello c'è le informazioni, e questo qui, questo là, dobbiamo fare tutto noi, va bene. Questo posto brulica di guardie. Meglio non farsi vedere se voglio ottenere le informazioni che mi servono. Allora, adesso diamo anche un'occhiata alla mappa, ragazzi, giusto per vedere un po' come siamo messi, eh. Un attimo che contrassegno quello che riesco a vedere. Ok. Dunque, noi siamo qui, ragazzi. È veramente grosso, ci sono tanti obiettivi. Allora, trova le informazioni, ispezione l'area, neutralizza i riflettori, distruggi i cannoni, neutralizza i riflettori, distruggi i cannoni. Ok, quindi io direi di partire da qua, ragazzi. Facciamo questo giro qua, questo è... Trova il capitano di porto, va bene. Facciamo un giro qua. Tac. Così dovrebbe essere il piano alla carta. Poi vediamo un po' se si riesce a fare tutto. Allora, innanzitutto direi di passare alla nostra bella pistolina. Che è cosa buona e giusta. Okay. Nient'altro. Ok, ragazzi, dobbiamo arrivare esattamente là sopra e siamo esattamente qua, eh? Neutralizza i riflettori, quindi dobbiamo neutralizzare il riflettore lì. Vediamo un po' se possiamo magari salire da di qua. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Ok, questo poi lo faremo saltare adeguatamente appena abbiamo distrutto il riflettore. Allora, passiamo di qua. Ho contrassegnato un po' di nemici e ho distrutto qualche camion, che anche quelli, ragazzi, ci danno un bel po' di punti esperienza, eh? Allora, qua se non erro possiamo distruggere questo per distruggere questo per non far rumore, o altrimenti possiamo fare fuori uno, eh? Ok. Perfetto, guardiamo un attimo la mappa. Allora, noi potremmo andare di qua a cercare il pilota. Trova il capitano dell'aeroporto, non il pilota, ho sbagliato io. Che è esattamente di qua. Ok, siamo riusciti a salire noi. E ci manca ancora un pezzettino, ragazzi, dobbiamo arrivare là a 65 metri, eh. Ok,
E anche l'antennista l'abbiamo settata. È tutto. Quatti quatti, zitti zitti. Che avanziamo. Questo deve essere l'ufficio del comandante del porto. Meglio dare una sbirciatina. Vediamogliela questa sbirciatina. Ok. Allora, controlliamo bene il giro. Buona a sapersi. Ok. Abbiamo raccattato le informations, quindi guardando la mappa ci viene fuori dove dobbiamo assassinare la terza. Ok, qua c'è un altro riflettore da distruggere. Ok, abbiamo ucciso anche il cattivone. Ottimo, capisciamolo. Nient'altro. Perfetto. Allora, adesso ci manca andare a riutilizzare il riflettore che è là in alto in culo i lupi e distruggere i cannoni. Ok. Ok, ragazzi, noi dobbiamo arrivare esattamente là sopra. Dobbiamo ancora capire bene da che parte salire. Ok, proviamo a passare dalla parte dietro. Vediamo se riusciamo a raggiungere. Fuori un altro. Oh, là c'è un bel cecchinazzo, ragazzi. Adesso andiamo a beccare con le nostre munizioni silenziate. È esattamente là. Ottimo. Prendiamo la nostra pistolina, carichiamo il totus e diamo un'occhiata alla mappa. Allora, quindi anche quello l'abbiamo distrutto. Adesso potremmo andare esattamente qua, distruggi i cannoni, dove ce ne vedo che già ce ne sono un bel po' che ci stanno attendendo, ragazzi. Esattamente là. Ok, ragazzi, allora li ho distratti tutti, ho fatto una carneficina. Quindi avanziamo verso il maledetto cannone e vediamo di distruggerlo. Senza dare nell'occhio, naturalmente. Ok. Però il rumore attirerà sicuramente l'attenzione su di me. Ok, allora, anche quello è fatto. Allora, ci manca ancora un bel po' di cose, ragazzi. Allora, saccheggia l'arsenale tedesco. Va bene.
Andiamo, andiamo a saccheggiare la sede. Deve essere già Natale. Ok ragazzi, abbiamo beccato la sala ricreativa. Ok. Devo aver preso tutto. Allora, andiamo un attimo in giro e vediamo un po' se anche questa sala qui, casomai dobbiamo far saltare in aria qualcosa o quant'altro. Boh, mi sembra che abbiamo tutto. Non è stato fatto easy arrivare fin qua ragazzi, sinceramente, perché ce n'erano veramente, ma veramente tanti ragazzi. Era una cosa pazzesca, anzi direi assurda. Quindi non ho potuto stealthiggiare più di tanto. Ok, allora diamo un'occhiatina alla mappa. Quindi adesso ci manca ragazzi di arrivare qua, individuare le spedizioni. Ce ne sono veramente tanti, io non so se lo state giocando o no, ma anche in questo caso è una cosa assurda. È una cosa assurda, ragazzi. Qui ho beccato anche questo carro armato qua che ci rompe quanto gli zibedei. Allora, vediamo un po' dov'è che potrebbe essere questa cosa che stiamo cercando. Ecco qua, ecco qua. Ok. Tombola, una sorta di sistema di guida. Cattiamo il Todos, ricarichiamo le armi. Dunque, adesso guardiamo un attimino la mappa. Questo è un altro carro armato del cazzo che ci deve rompere gli zebedei. Ok, guardiamo un attimino la mappa, stavo dicendo. Allora, mappa, noi siamo qua, allora, distruggi il carro armato, che è quello lì che sta passando allegramente qua sotto, i cannoni e i riflettori, Ok, allora ci dedichiamo a questo qua, al carro armato e ai cannoni, va bene. Thank you.
Ok. Anche questo fosse andato a farsi friggere. Ok. Allora, controlliamo la mappa, ragazzi. Ci manca distruggi il cannone e distruggi il riflettore. Per il resto abbiamo ripulito tutto adeguatamente. Questi sono i tipo checkpoint, potrebbero essere, giusto per fare un po' più di punticini. Dopodiché ci dedichiamo a ispezionare e a trovare le informazioni. Ok. Ok, ragazzi. Ho fatto una carneficina. E adesso andiamo a spaccare quel cannone là. Tanto raccattiamo tutte le cose che ci sono possibili, cioè tutto quello che c'è possibile da raccattare. In modo tale così facciamo il pieno di munizioni. Ok. Purtroppo questa missione, ragazzi, non la sto facendo troppo stelteggiante, perché sinceramente è veramente cazzuta. Ce ne sono veramente tanti. Se non ce ne fossero così tanti, sinceramente sarebbe una cosa fattibile, ma cazzo cazzo, ragazzi. Cazzo cazzo cazzo. Ah. Ok, e quello è andato. Allora, ci rimane di neutralizzare il riflettore. Allora, qua ci sono un bel po' di cosine da fare esplodere, ragazzi, prima di arrivare al nostro obiettivo. Andiamo di far esplodere il Todos. Allora, questo. Ragazzi, facciamo un macello, perché in qualsiasi caso ci hanno rotto un po' le chiappette. Ok, quello è andato, l'altro è andato e sta andando. Allora, l'ultimo colpetto, questo qua. Ok, l'ultimo colpettino, questo qui. Macello, ragazzi, un macello. Sta esplodendo il mondo. Ok, vediamo di andare su. Pistolina alla mano, vediamo di andare su e vedere di distruggere questo benedetto riflettore. Cazzo stramazzi.
con quello sono tre. Ok, e con quello sono tre. Esatto, bravo, bravo. Ok. Poi qua sotto c'è un altro furgonazzo da far esplodere adeguatamente. Allora, noi dobbiamo insinuarci in questo capannone qua. Esattamente qua. Ispezionare l'area. Quindi scendiamo. Guarda che non ci sia più nessuno che ci rompe i copones. Ecco, tutte le corali famose. Non c'è dubbio. Quelli sono vaccini per il tifo. Eh già. Farò sapere ai partigiani dove si trovano. Eh già, sono proprio i vaccini. E dobbiamo trovare le informazioni. Ok. Quindi devo andare esattamente di là. Vediamo se riusciamo a passare da di sopra. Mi pare che magari riusciamo ad aggirare il Todos. Le munizioni. Apertura saltata, cazzo. Questo sarà molto utile. Sono cazzi, ragazzi, sono cazzi. Proprio quello che cercavo. L'elenco delle spedizioni per Allagra. A quanto pare hanno dei problemi con la mafia che continua a derubare il cantiere navale. Buona a sapersi. Ok, ci rimanca di dare il segnale ai bombardieri. Bene. Via ragazzi, fughiamo. Diamo l'allarme, veloce come il vento. Red Fox chiama Texas Cyclone. È calato il buio. Passo. Ok, allora vediamo un po' come obiettivi, direi che li abbiamo svolti tutti. Ok, ci ho impiegato un po' perché ragazzi sinceramente non è stata né delle più facili e neanche delle più stelteggianti, perché in qualsiasi caso ce ne erano veramente tanti di nemici, eh? Ok. Sergente classe 2. Ok, ottimo. Bene, amici, io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo. Nel caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per avermi iscritto. Ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.